in questo numero di Europa Magazine. Ucraina, quarto pacchetto di sanzioni UE contro la Russia. Commercio extra UE, a gennaio export in crescita. Eurozona, a febbraio inflazione record al 5,8%. Il Consiglio europeo ha adottato il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Vietate tutte le transazioni con alcune imprese statali, previste restrizioni all'esportazione di beni e tecnologie per l'industria della difesa, per la sicurezza e per l'industria energetica. Stop all'export di beni di lusso. Per l'Unione europea l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina viola palesemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite, compromette la sicurezza e la stabilità mondiali ed europee e sta causando sofferenze indicibili alla popolazione ucraina. La responsabilità di questa guerra di aggressione ricade interamente sulla Russia e sulla Bielorussia, sua complice, e i responsabili saranno chiamati a rispondere dei loro crimini, anche per gli attacchi indiscriminati contro civili e beni di carattere civile. L'Unione Europea esige che la Russia cessi le sue azioni militari e ritiri tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina immediatamente e senza condizioni. Sul quarto pacchetto di sanzioni e nella globalità, quindi insieme agli altri tre step già presi, possiamo dire che anche se le sanzioni portano effetti a medio e lungo termine, vediamo comunque un impatto sull'economia russa e sulla Russia che è abbastanza significativo. In questi giorni si sta discutendo, soprattutto nella comunità finanziaria, di un potenziale default, anche se solo tecnico, su alcuni pagamenti, alcune scadenze che emittenti di obbligazioni russe, sia aziende sia poi il governo russo avranno nei prossimi giorni. Ci sono restrizioni alle importazioni in Europa di prodotti di acciaio eccetera, che riguardano sempre le esportazioni russe in quel caso, e quindi un danno secco per l'economia, e noi acquisteremo da altre, già deciso da quali parti altre del mondo acquisteremo queste materie che ci mancano. E poi c'è questo pacchetto un po', diciamo, controverso, così, su cui possiamo anche avere magari opinioni leggermente diverse, ma siamo chiamati a una compattezza europea, che riguarda appunto le esportazioni in Russia di beni di lusso, grandi automobili, che so, gioielli, cose di questo genere, beni di alto lusso. È indiscutibile che le sanzioni a lungo andare hanno anche un effetto su chi le ha messe, ma questo è il prezzo da pagare per poter dimostrare che non è possibile svegliarsi una mattina e andare ovviamente a violare ogni principio di carattere internazionale. Dopo la battuta del resto di dicembre, a gennaio l'export verso i paesi extra UE registra un nuovo aumento mensile, pari al 5,3%, trainato soprattutto dalle vendite di beni strumentali e intermedi, lo stima l'Istat. Nella media degli ultimi tre mesi, la dinamica congiunturale è positiva. Su base annua, la crescita dell'export torna ad accelerare, più 19% da più 12,7% di dicembre, ed è spiegata per circa due terzi dall'aumento delle esportazioni di beni strumentali e beni di consumo non durevoli. La dinamica tendenziale molto sostenuta dell'import è ancora in larga misura dovuta agli acquisti di prodotti energetici. La crescita più intensa dell'import rispetto all'export si traduce in un deficit della bilancia commerciale con i paesi extra UE, appesantita dalla componente energetica. Al netto di questa componente, il saldo commerciale si conferma positivo, sebbene meno ampio rispetto a gennaio 2021. Non accenna ad arrestarsi la corsa dell'inflazione anche nell'eurozona. A febbraio, secondo la stima flash di Eurostat, l'indice dei prezzi al consumo è attesa al 5,8%, in crescita dal 5,1% registrato a gennaio. Si tratta dell'aumento più consistente da quando è stata introdotta la moneta unica. Osservando le componenti principali dell'inflazione nell'area euro, si prevede che a febbraio l'energia avrà il tasso annuo più elevato in assoluto, pari al 31,7%, seguita da cibo, alcol e tabacco. Crescita attesa anche per beni industriali, non energetici e servizi, rispettivamente più 3% e più 2,5% rispetto al mese precedente. Per quanto riguarda l'Italia, Eurostat prevede un rialzo dell'inflazione al 6,2% dal 5,1% di gennaio. Gli aumenti meno elevati sono previsti in Slovenia, Finlandia, Spagna e Slovacchia, i più alti in Lussemburgo, Belgio ed Estonia.